E se ti dicessi cacio e pepe, ma con scampi ed asparagi? Iniziamo con olio, scampetti di terracina, un giro di pepe ed aggiungiamo gli asparagi, ma li ho già cotti prima al vapore. La massima espressione della pasta cacio e pepe per me è il tonnarello, è imbattibile. Un po' di bisque di crostacei, una volta cotti li spostiamo. Caliamo il nostro tonnarello in padella ancora al dente. Una volta che il tonnarello è cotto, andiamo con la nostra crema cacio e pepe. Questo ormai non c'è bisogno che la spiego come si fa, no? Ormai la fanno tutti. Fuori dal fuoco, sul pass, mettiamo un altro po' di polpa di scampi, così che rimane un po' cruda e un po' cotta. Ce la voglio mettere tutta la pasta che ho calato, se no dite che è poca. Ce l'hai? Ce l'hai la crema? La vedi? Un altro bel giro di pepe. Fammi sapere nei commenti cosa ne pensi di questa rivisitazione. Io intanto vado all'assaggio. È una goduria, semplicemente una goduria, e io continuo.